Ciao a tutti, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo video unboxing. In questo video io vorrei condividere con voi due miei acquisti che ho fatto su Amazon.de. Si tratta di due pellicole asiatiche, per la precisione due pellicole coreane, due action movie. Io sono entrato di recente comunque nel mondo di film asiatici, non sono assolutamente un esperto, però mi piacciono, ho imparato molto ad apprezzarli negli ultimi anni, quindi ho trovato questi due film ad un buon prezzo, due media book tedesche, due esclusive. Ho visto i trailer, sembravano due pellicole piuttosto interessanti, quindi alla fine le ho recuperate. Il primo è un film recente, Deliver Us From Evil, film appunto coreano, in questa edizione media book a due dischi. All'interno abbiamo anche un film bonus, ma ve lo mostrerò tra pochissimo, mentre l'altro titolo è un film un pochino più vecchiotto, perché ha compiuto il suo 15° anniversario, a Bittersweet Life. Sono titoli che io non ho trovato in Italia, quindi non credo che siano stati mai distribuiti in Italia, magari mi sbaglio, quindi magari scrivetemi pure nei commenti se queste due pellicole sono state distribuite anche in Italia con doppiaggio italiano. Io comunque li ho trovati ad un buon prezzo in tedesco, visto che comunque è una lingua che capisco, le ho recuperate in questo modo. Questa invece è un'edizione mediabook a tre dischi con vari contenuti speciali, cioè oltre 90 minuti, però adesso li spacchetteremo insieme, perché aspettavo questo momento per poterli spacchettare insieme a voi e poi finalmente potrò visionarli. Quindi cambiamo angolazione e vediamo un po' tutto nel dettaglio. Bene, io partirei con il titolo più recente, ovvero il film Deliver Us From Evil, liberici dal male, dovrebbe essere la traduzione. In questa limited edition media book con anche un booklet al suo interno di 20 pagine, andiamo a spacchettarlo. C'è questa etichetta tedesca che sta distribuendo varie pellicole asiatiche, quindi la sto tenendo sott'occhio. E il bello è che inseriscono anche dei Blu-ray bonus con altri film, come in questo caso. Quindi togliamo il flyer, wow, quindi è anche edizione limitata. Vediamo prima la parte frontale, davvero belli gli artwork, molto fumettistici, davvero di bella, una bella qualità, luccicante. Questa invece è il titolo e questo è il retro con la limitazione qui in basso, in questo bollino. Sono 2000 le copie disponibili in questa edizione limitata mediabook, la mia è la numero 1075, la Splendid Film, questo è il nome dell'etichetta. Andiamo ad aprire il mediabook, quindi abbiamo il film in Blu-ray. Qui invece cosa abbiamo? Altri titoli della Splendid. Avviciniamoci un po' con la luce, chiedo perdono. Qui abbiamo il booklet di 20 pagine, tutto ovviamente scritto in lingua tedesca. Buona la carta. Quindi davvero in questi anni il cinema coreano sta andando davvero forte. Qui abbiamo alcune illustrazioni della copertina, le varie fasi. Ecco qua, invece qui abbiamo Veteran, questo è praticamente il film bonus, Veteran Above the Law, quindi il film bonus in formato Blu-ray presente in questa edizione. Ecco qua, vedete, quindi possiamo leggere oltre alla trama, descrizione del film, e qui abbiamo incluso questo film. Come contenuti speciali, vediamo se c'è qualcosa, abbiamo una featurette e poi abbiamo il trailer. Per quanto riguarda l'audio, vi avviso subito che non c'è audio italiano né su questo film né anche sull'altro che vi mostrerò tra poco. Abbiamo soltanto la traccia tedesca e quella coreana in DTS HD 5.1 e i sottotitoli in tedesco e in olandese, formato video 2.39, quindi Region B. E questo è il film Deliver Us From Evil,
Passiamo adesso invece al secondo film. Il titolo è A Bittersweet Life. Visionato il trailer, sembra molto interessante come film. Tra i due questo mi ha attirato molto di più. Opla. Per questo togliamo il flyer che visioniamo tra poco. Anche questa molto bella l'immagine frontale. Titolo. E questo è il retro. Quindi tutti hanno lo stesso stile. Praticamente sul retro abbiamo le varie armi. Ecco qua, possiamo vedere. E poi c'è la limitazione. Anche questa edizione è limitata a 2000 copie. Andiamo a visionare l'interno. Opla, sono spariti, siamo staccati i due dischi. Questa è un'edizione a tre dischi. Qui abbiamo il Blu-ray con la versione coreana. Poi qui invece abbiamo la Director's Cut. Mettiamo anche questa all'interno, che non scappi. Non è che si attacchi molto facilmente, ho paura anche di danneggiare. Qui abbiamo ovviamente vari titoli della Splendid Film. Iniziamo a sfogliare il booklet di questo film, pellicola girata nel 2007, quindi ha compiuto il suo 15° anniversario. Esistono diverse versioni, appunto. Anche qui abbiamo un'illustrazione della creazione dell'artwork del mediabook. E anche in questo caso abbiamo un film bonus, The Good, The Bad, The Weird. Anche questo è un film asiatico, che sarebbe questo qui. Vediamo un attimo il flyer. Allora, quindi Special Edition, che contiene la versione cinematografica per la prima volta in HD, poi abbiamo la Director's Cut, oltre 2 ore e mezza di contenuti speciali, tra cui ci sono 90 minuti di extra nuovi, il booklet di 20 pagine che abbiamo appena visto, e quindi c'è anche il bonus film. Per quanto riguarda le tracce, abbiamo il tedesco e il coreano in 5.1, questa volta abbiamo soltanto il tedesco come sottotitoli, formato video 2.35. Rimettiamoli all'interno. E quindi questi sono i due film coreani distribuiti dalla tedesca Splendid Film. Spero che distribuiscano anche altri interessanti titoli, li prenderò sicuramente in considerazione. Bene, termina qui questo video unboxing dedicato a queste due pellicole action movie coreane. Se avete dei consigli, scrivetemi pure nei commenti qualche bella pellicola asiatica, sempre in questo genere, un genere action noir, insomma, consigliatemi pure, così io mi appunto, e se usciranno delle edizioni interessanti, magari in Italia sarebbe bello, ma anche in edizioni magari tedesche, perché se escono in inglese purtroppo non evito di acquistare, perché chiaramente, non comprendendo benissimo l'inglese, spesso preferisco acquistare edizioni tedesche. Bene, non mi resta che ringraziarvi per aver visionato questo video e ringraziarvi anche per eventuali consigli su altri acquisti del genere asiatico. Io vi saluto e vi aspetto per un'ulteriore puntata. Ciao a tutti!